allora ti è piaciuto questo posto? Oh, sono mesi che va avanti sta storia. Guarda, non ti sto seguendo. Tutto bene? Dimmi tu se va tutto bene. Cioè, mi chiami così, poi mi attacchi il telefono in faccia. Adesso mi chiedi pure se va tutto bene. No. È tutto il giorno che non riesco a chiamarti. Scusa, ma quando è l'ultima volta che ci siamo sentiti? Pochi giorni fa ho perso i sensi e ho avuto delle strane visioni sul 2012. Oddio! Ho detto che devo decidere io, quindi abbassa quella cazzo di pistola! Continuo ad avere in testa quel cazzo di numeri, sempre. 3, 9, 2, 1. Marco, io ti capisco. Ci sono dei segni per scoprire come finirà tutto. Sì, ho capito, ma come cazzo faccio a comprendere questi segni? A che cosa servono? Sto completamente uscendo fuori di testa. Non dormo più. Però la cosa positiva è che comincio a capire il significato dei numeri. E so che c'è qualcosa di molto profondo dietro. Mi manca poco. Ehi, mi fa. Lo so, insomma. Sono un po'. Quindi stavo dicendo che quello che succede nel 2012 è tutto vero. È tutto vero finché ogni cosa che sogno sia vera. Tu come stai? Non hai fatto... cos'è? 8 ore di viaggio? No, 24. No. Sto venendo dall'Australia. È morta. Che hai? Che c'ho... ciò che è un po' così. Che stai facendo? Il mio video diario. Il tuo? Il video diario. Marco, il tuo video diario? Sì, quello dove registro le mie cose, le mie premonizioni, dove non posso permettermi di dimenticare nulla.
Lo sai come va ormai. Cosa sono sti numeri? 3 9 2 1 Marco, ma che cos'è questo? Lascia stare. Marco, lascia ma che stare, cos'è? Marco, stai impazzendo? Stai impazzendo? Non lo so, Sofia, non lo so. Devo chiamare qualcuno? No, va bene così, però adesso non fare così, non ti agitare. Perché... Non fare così, non mi agitare. Marco, io sono preoccupata per te. Ho capito, però non mi aiuti facendo così, Sofia. Stai calma adesso, dai, sei stanca. Basta, dai. Sì, sono stanca. Marco. Sì. Senti, io non ce la faccio così, no, capito? No. Amore, ascoltami, io non sto dormendo più da un sacco di giorni ormai. Lo vedo, perso il conto. Lo vedo che non dormi. Facendo così non risolvi niente, credimi. Quindi adesso per piacere. Marco. Lasciami da solo. Perché ho bisogno un attimo di fare da chiarezza solo. Con le mie cose. Marco, è una settimana che non ci vediamo. Ho capito. Io mi sento sola, ok? Sono sola, ok? Io sono sola. No, sei sola. Ti sto dicendo, voglio un aiuto, ok? Mi sento trascurata da te. Come te lo devo dire? Dai. Te lo chiedo, guarda, te lo chiedo per favore in ginocchio. Non c'ho voglia di discutere. Ma secondo te io ho voglia di discutere? Eh? Guardami in faccia! Lasciami, cazzo! Che cazzo fai? Stai ferma! Puttana troia! Ma vaffanculo, va! Ritrovarsi affacciati alla finestra del futuro non dà libertà. Essere rinchiuso nella stanza del presente suscita solo la voglia di aprire le porte del passato e scappare. Ma sono tutte chiuse, sigillate, poiché il passato vive solo nella nostra mente. È inutile guardare il futuro. Esso ci condiziona troppo. Sapere cosa dovrà accadere è un dono che viene dato solo alle persone più forti. Io non lo sono. Non sono di certo un eroe. E forse non lo sarò mai. Sapere come sorriderà la tua ragazza, ancor prima di vederla, di conoscerla o di incontrarla, ti fa essere parte del tutto, ma allo stesso tempo del niente. Non rende tutto così magico, così nuovo. È troppo difficile essere distaccato da tutto ciò che avviene davanti ai miei occhi. Questa non è vita. Guardare troppo avanti non è sempre una cosa figa. Ti fa stare male, ti fa sentire discriminato, lasciato in disparte, scollegato da tutto. Solo. Alcune volte può farti sentire un dio, altre una merda. Tutto ti costringe a buttarti giù. Però a volte succede che il guardare troppo lontano possa darti una speranza. Vedere che tutto si risolverà, che i tuoi sogni potrebbero realizzarsi davvero, ti dà la spinta per andare avanti, lasciarti alle spalle i dolori che la gente e gli avvenimenti ti hanno dato. Il pensiero di una nuova rinascita. È la piccola luce che non si spegnerà mai dentro me. Questo è il messaggio che voglio dare a tutti coloro che hanno il potere di guardare il futuro. Non è finto,
è reale. Questo già lo sapete. L'importante è non conoscere come arrivarci. Ricordate, non siamo soli. Dai, cazzo! Pronto? 8-1. Ma di che cosa stai parlando? Sono i due ultimi numeri che completano la serie di cifre che sogno da giorni. Non ne posso più delle tue cazzate. Hai rotto i coglioni con questa storia? No, non ce la faccio più. Ma perché mi hai preso? Amore, ma cosa stai dicendo? Sai benissimo, non fare finta di non saperlo, di queste tue strane convinzioni, della fine del mondo. No, sono settimane che va avanti questa storia. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho avuto un déjà vu. Noi questa discussione l'abbiamo già fatta. Marco. Credo di essere abbastanza forte da sopportare tutto questo. Cazzo, non te lo confermo, cazzo. Va bene. Senti, amore, facciamo una cosa. Incontriamoci al locale dove ci siamo conosciuti. Sì, il nostro locale. E ti giuro che ti spiegherò tutto. Tutto quello che mi è capitato in questi giorni. Prego, amore. Marco, se sei in casa, ti prego, rispondimi, è urgente. Ho provato a chiamarti al cellulare, ma è sempre staccato. Credo di aver dato un senso a tutti i tuoi segni premonitori, a quella visione della morte del mondo. E forse anche il senso al nostro incontro. Tu mi fai sentire speciale, diversa da tutte le altre, unica. Quando vedevo che il sole era sempre meno splendente, ormai morto, eccoti lì a portarmi la luce e il fuoco che mi serviva per tornare a splendere. È stato il destino, io credo.
Ma prima di tutto devo parlarti del tuo futuro. Ho avuto una visione. Sto venendo a cercarti. Devo trovarti. Cosa dovevi dirmi? Sofia, io sto diventando pazzo. Continuo ad avere le mie visioni, non ce la faccio più. Io non credo di riuscire a sopportare tutto questo. Per questo ti ho fatto venire, per dirti che comunque non mi sembra giusto che tu debba continuare a stare con me. Quindi mi sta dicendo che è finita? Finita? Cioè, tu per inseguire i tuoi numeri stai buttando merda su tutto. Sofia, non sono dei numeri, non come tutti gli altri, lo capisci? Io sto arrivando alla soluzione, sembrano sconnessi, ma in realtà... Perché non capisci? Non ce la faccio, scusami. E allora va via, dai. Va via. Va bene. Ciao Marco. Forse era andata in un'altra maniera. Era andata diversamente. Non è questo il destino.